Fanciulli, buonasera. Allora, niente, finalmente mi sono presa l'iPhone nuovo e questo qui è appunto come si dice? È l'iPhone 13 Pro, color Sierra. Mi ha fatto super strano ancora, però insomma lo stavo fi configurando, ecco. Alla fine ho deciso di non fare la permuta con il mio vecchio telefono, finendo di configurare le ultime cose insomma del telefono. Quindi sono contenta di averlo preso, anche perché comunque sia era da un bel po' che lo cercavo. Comunque l'avrete visto sicuramente dall'anteprima, cioè è un colore bellissimo, e tra l'altro io adoro letteralmente questo colore, ok? Quindi quando l'ho visto di quel colore lì ho detto, oh mio Dio. È un colore, a parte che è simile al mio scrunchie qua dietro, ed è anche un colore molto simile al vestito che avevo messo appunto al matrimonio della sorella del mio fidanzato. È proprio questo, mamma mia, è troppo bello questo azzurro che hanno scelto, secondo me iPhone, veramente sull'estetica ad oggi secondo me si supera. Comunque, per trasferire i dati ci sta mettendo un'ora. Molto bene. E niente, insomma, due cose pratiche. Questa qui è la cover, come potete vedere. E hanno cercato di ridurre al minimo le cose, devo dire. Nel senso che dentro c'è questo cavetto, istruzioni, hanno messo anche la mela. Ovviamente qua dentro c'è sempre il cazzillo, il cosino, chiamiamolo come vogliamo, per mettere dentro la SIM card. Piano piano Apple sta sempre riducendo sempre di più. Questo qui che ho vecchio mi è durato 3 anni. Sì, perché l'avevo preso nel 2018 e devo essere sincera, questo iPhone qui non mi è mai piaciuto al 100%, se devo essere sincera, né per la forma né per come era dentro, cioè sì, ok, era comodo per tante cose, assolutamente, lo è stato comodo perché mi ha accompagnato in questi anni, assolutamente, però sapevo che già purtroppo portava determinati difetti che magari un iPhone XS per esempio sicuramente non portava. È sicuramente un buon telefono, assolutamente, ma lo è ancora tuttora per chi magari non fa video, non fa foto, non... c'è da dire che io l'ho sfruttato veramente tantissimo questo telefono e sono stata catturata da quello nuovo per la modalità cinematografica. Non è un acquisto che comunque ho fatto con leggerezza, cioè nel senso ho ponderato bene tutte le cose. Io infatti fino all'ultimo non sapevo se fare la permuta del telefono, ma me lo avrebbero valutato per veramente troppo poco. E comunque non è che anche l'altro telefono l'ho pagato poco, quindi mi sarebbe veramente dispiaciuto. In realtà sono ancora indecisa se rivenderlo ufficialmente, perché se lo rivenderò sicuramente in un sito, oppure lo do o a mio papà o a mia mamma. Hanno un iPhone SE, tutti e due, mio papà ce l'ha ricondizionato addirittura. Sarà che comunque è proprio il primo iPhone che mi compro io con tutti i miei soldi totalmente. E non costa poco questo iPhone, quindi insomma ci tengo particolarmente e sicuramente se non facessi il lavoro che faccio ora non me lo potrei permettere assolutamente, quindi insomma sono veramente grata di questo, faccio i sacrifici, lavoro insomma, quindi assolutamente, e in più in vista del fatto che comunque faccio i video eccetera, capite che veramente, cioè la videocamera l'ho provato, quindi so che cosa c'è dietro. Ho l'ora di provare la modalità cinematografica. Non vedo l'ora appunto di sfruttarla anche proprio per i video. Questo unboxing qua con voi fresco fresco sarà quel che sarà questo video, perché volevo immortalare questo momento, ecco. Prima di prendere questo telefono ho visto, non vi dico quanti video, partendo da Andrea Galeazzi, Andrea Blackjick. Ho visto, cioè in realtà non solo loro due, ma ne ho visti veramente tantissimi. Prima effettivamente di fare la scelta giusta, no? Perché in realtà ero indecisa se uno prendermi l'iPhone 13 perché c'era una colorazione che è tipo quel blu notte che mi piace tantissimo. Alla fine, insomma, valutando tante cose, ho detto no, ragazzi, cioè, nel senso, spero che almeno questo telefono mi duri, non so, cioè che mi duri di più rispetto a questo per quello che ci faccio dentro, ecco. Altre cose pratiche, c'è da dire che prima di trovare questo iPhone ci ho impiegato un po', nel senso che è uscito il 24 in Italia e anche con i preordini è andato subito autostock. Lunedì, infatti, c'era la possibilità di prenderlo online, ma non era disponibile in Duomo, piazza
Piazza Liberty dove alla fine l'ho preso. Sono andata lo stesso quel giorno e infatti ho visto, ho confrontato, li ho visti tutti, mi sono messa lì tranquilla e tutta a vedere i vari modelli. Alla fine ho detto, ma sai cosa? Aspetto, è inutile che lo prenoto online, che me lo faccio arrivare a casa, che magari a casa non c'è neanche nessuno. E poi mi sarebbe arrivato tipo tra la fine di ottobre e inizio novembre, una cosa del genere, quindi ho detto no. Cioè, assolutamente no. Piano piano ogni giorno andavo sul sito, proprio sull'applicazione Apple, acquisti Apple, e cioè casualmente oggi l'ho visto di nuovo in stock, che appunto era possibile ritirarlo in Piazza Liberty. Quindi, insomma, sono andata subito perché non potevo non andare, anche perché sennò avrei dovuto aspettare la nuova carica, perché tanto comunque li stanno vendendo e la gente li sta comprando, perché se no non penso che andrebbe subito out of stock. Volevo solamente rendervi partecipi anche io di questa, insomma, di questo nuovo mega acquisto che mi sono fatta, che avevo già programmato di fare. E lo so che tanti potrebbero pensare, minchia, ma questa, cioè, questo è uno spreco di soldi, insomma, così cosa, perché capisco che non tutti possono condividere questa cosa, però credetemi, per chi crea contenuti digitali fa la differenza, fa veramente la differenza. E quindi l'ho preso, insomma, come una sorta di investimento, anche perché non è che lo uso solo per YouTube o Instagram, lo uso anche per lavoro. Quindi, a volte anche questo mi ha lasciato a piedi, devo essere sincera, questo telefono, perché mi si bloccava il navigatore mentre ero a lavoro, quindi non vi dico. Non vi dico. Spero di essere stata utile, che per chi magari è ancora indeciso, di avervi detto qualche dritta, di avervi fatto vedere il modello, insomma, di com'è dentro e tutto. Più avanti farò un What's on my iPhone. Adesso vedo un attimino di sistemarlo, perché penso che facendo il trasferimento dati non è che lo dovrò sistemare più di tanto, che da una parte è meglio, perché ci sono tanti dati che mi scoccerebbe fare avanti, indietro, sposto, rigira, eccetera. Perciò se me lo sistema così come ce l'ho ora, per me è tanto lavoro in meno, insomma. E niente, basta. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io vi mando tanti baci e noi ci vediamo, insomma, prossimamente al prossimo video. Cheers!